Nonostante il maltempo continui ad imperversare su tutto il Piemonte, sembra attualmente sotto controllo la situazione ad Ivrea, dove nonostante le piogge battenti che continuano a manifestarsi in città, non sembrerebbe ancora allarmante la situazione dei principali corsi d'acqua che confluiscono nella Dora Baltea. Resta infatti sotto controllo anche il livello della stessa Dora Baltea, che malgrado le acque agitate che presenta dal Ponte Vecchio fino oltre il Ponte Isabella, non ha mai raggiunto in questi giorni i livelli di guardia di situazioni più critiche come nel caso dell'alluvione del 2000. Una Dora Baltea imponente ma non pericolosa, quella del primo fine settimana di novembre, che più che preoccupazione ha destato la curiosità della popolazione che è accorsa sul Ponte Vecchio e sul Ponte Isabella per scattare fotografie e verificare di persona la situazione. Le acque che confluiscono dalla vicina Montalto, nonostante contribuiscano a riempire l'intero letto d'acqua, non sono di portata tale da costituire un pericolo per l'antico ponte di Ivrea, che infatti, nonostante il monitoraggio continuo della Protezione Civile Geri di Ivrea, non è mai stato chiuso al traffico in questi giorni. Relativamente tranquilla anche la situazione in una delle zone più critiche della città, Via delle Rocchette, dove nonostante la vicinanza della Dora Baltea alla strada e alle abitazioni non ha raggiunto livelli tali da rendere necessaria l'evacuazione degli abitanti della zona. E nel frattempo la Protezione Civile rassicura che è tutto sotto controllo, tant'è che nel corso della giornata di domenica 6 novembre il livello di emergenza è diminuito passando dal livello 3 di sabato 5 novembre al livello 2, che indica che la situazione di emergenza sta rientrando. Nel frattempo il prefetto di Torino ha comunque predisposto la chiusura di tutte le scuole di secondo grado della provincia ed ha definito l'elenco delle scuole primarie aperte e chiuse in tutta la provincia di Torino, come potete leggere in sovraimpressione. Al di là di Ivrea e delle Poreghese, infatti, lo stato di allerta persiste in tutta la regione ed è stato predisposto un numero verde della Protezione Civile del Piemonte da contattare in caso di emergenza, che risponde al numero 800 44 4004. Gli abitanti di Ivrea, per il momento e salvo ulteriori peggioramenti, possono invece stare tranquilli, grazie alla costante attenzione del GERI e di tutti i volontari che continueranno a monitorare la delicata situazione meteorologica anche nelle prossime ore ad Ivrea.